Lei è stato in realtà uno dei veri e propri ispiratori, sia della nostra storia che poi anche di questo progetto. Che messaggio vorrebbe lasciare all'audience del TED Med? Beh, innanzitutto la ringrazio per quelle parole che ha detto, ma il messaggio è quello del miglioramento della tecnica che noi abbiamo inventato, soprattutto grazie alle tecnologie, perché attualmente la nostra tecnica è molto artigianale e se è artigianale può restare solo in ambiti molto ristretti. Quello che noi vogliamo fare, e adesso spero che verrà approvato il nostro progetto insieme con l'IT, sarà quello di standardizzare i tipi di stimoli, di rendere molto più efficaci, possibilmente di usare il 3D, cioè di far sì che gli stimoli che il bambino o l'adulto vede siano stimoli più naturali possibili e non semplicemente delle copie. E quindi la tecnologia ci deve aiutare molto in questo campo. Questo è il nostro messaggio e lo diranno anche i miei collaboratori.